Morte sul lavoro a Campomarino, un operaio di 55 anni cade da una impalcatura, un volo di quasi 30 metri, l'uomo originario di Iesi è deceduto sul colpo. Coronavirus, due decessi al Cardarelli, le vittime sono un 71enne di Isernia ed una donna di 80 anni di Riccia, 29 contagi, 8 a Campobasso, 6 a Riccia, positività al 5,7%, 72 guariti. Importanti novità per la campagna vaccinale: da lunedì Johnson & Johnson agli over 60 dai medici di base e seconda dose Pfizer Moderna spostata da 21 a 42 giorni per aumentare il numero delle prime dosi, oggi 2.557 inoculazioni. RT puntuale a 1,25, limite inferiore a 0,82, rischio basso, il Molise resta in zona gialla e lavora per approdare in zona bianca. La verità di PD, Italia in Comune, Volt e Sinistra Italiana sul parco della stazione di Isernia. L'attuale maggioranza all'epoca di Brasiello votò contro il progetto. L'opera realizzata è l'1% di un mega progetto che avrebbe dovuto rivoluzionare la città. Da Pollonio si fermi prima di fare ulteriori danni. Infine lo sport, il calcio di Serie D contro l'area canadese, Campobasso senza Esposito, Cudini pensa al trequartista e sperimenta Di Domenico Antonio dietro Cogliati e Vitali, fasto girardi bordate del presidente Di Lucente, chi ha la testa altrove vada via, a Molise Sport ieri sera l'intervento del comico Gene Gnocchi. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione in apertura. Lo avete sentito dai titoli, c'è la cronaca tragedia sul lavoro in un cantiere a Campomarino poco prima delle 14. Un operaio di 55 anni cade da una impalcatura e muore dopo un volo di circa 30 metri. Sentite. Ancora una morte bianca, ma questa volta la tragedia avviene in Molise, in un cantiere di Campomarino. La vittima è un 55enne di Iesi. L'operaio è caduto da una impalcatura, un volo di quasi 30 metri. Mario Tracina è morto sul colpo. Lavorava per una ditta edile impegnata in lavori di consolidamento e sistemazione dei piloni di un viadotto. Secondo una prima ricostruzione, stava effettuando manutenzione alle fondamenta della strada. L'incidente poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Molise, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale di Campomarino e i dipendenti della società Autostrade. Sul luogo dell'incidente anche personale dell'ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso. Probabile l'apertura di un'inchiesta. Ed ora il coronavirus, l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale, due decessi, un 71enne di Isernia che era ricoverato in malattie infettive al Cardarelli ed una donna di 80 anni di Riccia, positività al 5,7%. Importanti novità per i vaccini da lunedì, Johnson & Johnson agli over 60 direttamente dai medici di famiglia. Sentite. Ancora due decessi al Cardarelli di Campobasso per coronavirus. Le vittime sono un 71enne di Isernia ricoverato in malattie infettive ed una donna di 80 anni che si trovava in terapia intensiva. Il totale delle vittime sale a 482, un ricovero e due dimissioni nel reparto diretto dal dottore Donato Santopuoli, 30 gli ospedalizzati, tutti in Contrada Tappino, 4 in rianimazione, Neuromed, Gemelli Molise e San Timoteo, Covid free, 29 nuovi contagi, 8 a Campobasso, 6 a Riccia, su 508 tamponi processati con positività che sale al 5,7%, 72 guariti e così i casi attualmente positivi scendono a 482, 2.946 i soggetti in isolamento. Intanto sul fronte vaccini ci sono importanti novità riguardanti l'implementazione delle prime dosi, le vaccinazioni presso i medici di medicina generale e
dell'allungamento dei tempi per la seconda dose, novità emerse nell'ultima riunione della cabina di regia composta dai commissari straordinari al piano di rientro, dalla Direzione Generale della Salute della Regione e dai vertici ASREM. Il tempo di attesa tra la prima e la seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna verrà portato da 21 a 42 giorni a partire dalle prossime somministrazioni, così verrà aumentato il numero di prime dosi da inoculare alla popolazione che ancora non ha ricevuto copertura vaccinale. Il CTS ha rassicurato sulla possibilità di effettuare la seconda dose del vaccino AstraZeneca per i soggetti che hanno ricevuto la prima dose. Infine, da lunedì, alcuni medici di medicina generale potranno procedere alle vaccinazioni per i loro pazienti over 60 con il vaccino Johnson & Johnson direttamente presso i propri studi professionali. Tale possibilità è riservata a quanti non siano ancora stati contattati per essere vaccinati presso i centri già allestiti. Allora vediamo i numeri di oggi della campagna vaccinale con la schermata. Sono state somministrate 2.557 dosi, 1.208 agli over 60, 1.014 ai vulnerabili, il resto ad altre categorie. Il totale delle dosi somministrate fino ad ora è pari a 135.285. Ed ora la nuova sfida del presidente della regione Donato Toma: vaccinare tutti i molisani entro giugno. Sentite. Sì. Ci sarà continuità nelle dosi che ci hanno comunicato, che ci hanno preannunciato. Noi a fine giugno veramente avremo vaccinato quasi tutta la popolazione vaccinabile. Poi vedremo se passeremo agli under 18, agli under 16 anni, sarà un'altra partita. Dunque molisani vaccinati entro giugno, è questa la nuova sfida del presidente della regione Donato Toma, sfida che si vince però solo se da Roma giungeranno le dosi promesse nei tempi stabiliti. Figliuolo è uomo di parola, spiega il governatore, per questo aggiunge: sono fiducioso. Il Molise viaggia con il vento in poppa e la visita del commissario straordinario, spiega il presidente, serve a motivare gli operatori che sono sul campo e gli amministratori. La campagna vaccinale è senza alcun dubbio la parte migliore di una discussa gestione dell'emergenza della pandemia. Risultati oggettivi evidenziati anche dalla commissaria ad acta Floride Grassi. Di fatto per le vaccinazioni ci sta comportando bene, al di là delle cose, diciamo, delle persone che possono rimanere. È difficile coprirla tutta, però ci si sta comportando molto bene, specialmente sulle fragilità. Ed il Molise resta in zona gialla, lo si apprende dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. L'RT puntuale sopra 1, 1,25, ma il limite inferiore è sotto 1, 0,82. E ancora una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1, il rischio basso. L'incidenza del contagio su 100.000 abitanti per il Molise è pari a 56, poco sopra 50, limite sotto il quale si può chiedere di accedere in zona bianca, e per questo il Molise punta nelle prossime settimane appunto ad approdare in zona bianca. Andiamo ad Isernia, il ritrovamento della testa di marmo di Augusto emersa dagli scavi della frana di via Occidentale sta facendo il giro del mondo. Vediamo perché nel servizio curato da Nicola De Santis. Ribalta internazionale per il ritrovamento della testa marmorea attribuita all'imperatore Ottaviano Augusto, rinvenuta a Isernia durante i lavori per il ripristino della frana di via Occidentale. La CNN sulle sue pagine online ha pubblicato un articolo firmato dai giornalisti Livia Borghese ed Eoin McSweeney, con un'intervista al sindaco Giacomo D'Apollonio e agli archeologi Francesco Giancola e Maria Diletta Colombo. Nell'articolo della CNN si legge che la testa marmorea è alta 35 cm e può essere datata tra il 20 a.C. ed il 10 d.C. Isernia ha una storia antichissima, ci sono resti archeologici sotto l'intera città, ha detto alla CNN il primo cittadino. La testa, che presumibilmente raffigura Augusto, è un ritrovamento molto importante
perché testimonia la presenza a Isernia di edifici di un certo rilievo. Questa città è ricca di storia sin dal Paleolitico, ha concluso il sindaco. Secondo Maria Diletta Colombo, archeologa del Dipartimento regionale del Ministero, apparteneva a una statua che potrebbe essere stata collocata in un tempio dedicato al culto della famiglia imperiale oppure nel foro, ma sono solo ipotesi, poiché non sappiamo dove fosse il foro. Il momento della scoperta è stato invece raccontato dall'archeologo Francesco Giancola. Mentre stavamo scavando dietro il muro, ho notato che la terra aveva un altro colore. Allora abbiamo continuato a scavare con attrezzi adatti ed è venuto fuori un blocco di marmo. Ho subito visto che si trattava di una testa che, per i capelli e per il taglio degli occhi, ho valutato appartenere ad una statua di Augusto. La notizia della scoperta, avvenuta a Isernia, è stata ripresa da numerose testate e agenzie giornalistiche italiane ed estere, tra cui il Daily News. La conferenza delle regioni ha proceduto a rinnovare l'ufficio di presidenza del quale è entrato a far parte il presidente della regione Donato Toma. Affiancherà i colleghi Fedriga, Emiliano, Giani e Marsilio. Sono state anche aggiornate le funzioni di coordinatore e coordinatore vicario delle diverse commissioni. Al Molise è toccato il vicario della commissione politiche e sociali. Accolgo con piacere le dichiarazioni a caldo di Toma, i nuovi incarichi che la conferenza ha inteso assegnarmi e ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Torniamo ad Isernia, parliamo del parco della stazione PD Italia in Comune, Volte e Sinistra Italiana hanno voluto dire la loro verità questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L'attuale maggioranza all'epoca di Brasello votò contro il progetto, l'opera realizzata è l'1% di un megaprogetto che avrebbe dovuto rivoluzionare Isernia. Infine, i campetti sono inaccessibili al pubblico in attesa di assegnarli ai privati. Da Pollonio hanno detto si fermi prima di fare ulteriori danni. Sentite ancora De Santis. Coloro che ieri gaudenti hanno partecipato al taglio del nastro del parco della stazione votarono contro il progetto durante l'amministrazione Brasiello. Questo il parere di Luciano Sposato, esponente cittadino del PD, all'epoca assessore comunale. Da Pollonio si fermi prima che sia troppo tardi, anche perché ormai il suo mandato elettorale è scaduto. Io penso che questa amministrazione si debba un attimo fermare, perché secondo me non ha la legittimazione democratica per due motivi. Prima, perché si mantiene appunto sui trasformisti, e l'altra perché il mandato consiliare elettorale già era finito, si doveva votare a maggio, si voterà a ottobre, quindi è bene che l'amministrazione si fermi e non vada oltre per non fare ulteriori danni. Il parco della stazione avrebbe dovuto ricucire Isernia, bypassando il passaggio a livello con un megaprogetto che avrebbe collegato il centro cittadino alle piane. Ed invece la montagna ha partorito un topolino. Perla d'Achille, il centrodestra, ha dilapidato l'enorme eredità lasciata dalla giunta Brasiello. Le finalità erano quelle di riqualificare ambientalmente, nel vero senso della parola, questo parco stazione, ma anche fare una trasformazione urbanistica con gli interventi e le opere successive con ulteriori lotti e finanziamenti. Così non è andata. Comunque oggi questo parco della stazione è comunque un biglietto da visita, di presentazione della città per la mobilità sostenibile, noi diciamo, che vale per i turisti, vale per i pendolari e per tutti. Quindi a maggior ragione bisogna investirci, fare altre opere di riqualificazione ambientale e urbanistica. Così siamo appena all'inizio, e un inizio che è stato fatto poco e male. Oltre a PD e Italia in Comune hanno partecipato alla conferenza stampa anche Sinistra Italiana e Volt. La portavoce nazionale, l'isernina Federica Vinci, lamenta la mancata partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione anche sul parco della stazione. Il peccato è che si tratta di una struttura che potrà essere utilizzata per 6 mesi l'anno. Allora, che cosa possiamo fare in ottica di futuro? Iniziamo ad immaginare, per esempio, delle coperture che possano essere utilizzate e magari messe e tolte. Ne esistono tantissime di soluzioni. Un'altra problematica a cui non viene data risposta oggi è quella degli spazi di aggregamento sociale. Quindi, come possiamo fare in modo che questa struttura venga utilizzata per rispondere alle necessità dei cittadini e dei giovani di questa città?
Beh, se vogliamo darla per esempio in privato, ai privati, immaginiamo convenzioni o partenariati che vedono i giovani di questa città parte dei consigli di amministrazione delle società a cui queste strutture potranno essere date, così che anche loro potranno dire la loro e decidere in questo modo come poter far sì che questo spazio venga utilizzato. Oreste Scurti chiede all'amministrazione di mettere a disposizione dei cittadini gli impianti sportivi ad oggi ancora chiusi col lucchetto. Il parco della stazione è degli isernini, non dei privati, che debbono far cassa, ha affermato. Allora, se viene consegnato alla città quello che è della città, deve rimanere alla città. In attesa questo, verosimilmente, perché l'amministrazione l'ha anticipato, di appalti di alcuni di questi lotti, come il campetto di tennis e altri edifici che verosimilmente saranno consegnati a privati. Allora noi siamo stanchi, noi i Isernini del privato che viene a Isernia e usa le cose di Isernia che invece appartengono ai cittadini. Non siamo contro il privato, ma purché i beni che noi possediamo servano alla città e che se ne servano i cittadini. Cioè questo è il senso. Il Consiglio regionale abroga la tassa sulla trebbiatura, passa a Palazzo da Imola proposta dell'assessore all'agricoltura Cavaliere, un doppio vantaggio per le imprese, un freno alla burocrazia inutile, non è più richiesta alcuna licenza o concessione regionale a carico degli addetti alle attività agricole o connesse con l'agricoltura per l'esercizio delle attività di trebbiatura. Lo stabilisce un emendamento alla legge di bilancio approvato di recente dal Consiglio regionale e presentato dall'assessore Cavaliere. L'emendamento, commenta Cavaliere, è stato ormai recepito da tante regioni italiane, da ultimo Puglia e Campania. Vibo Valentia proclamata capitale italiana del libro per il 2021. Il sindaco di Campomasso Gravina dice: è stata una bella avventura. A Vibo i complimenti sinceri di tutta la nostra comunità. Campomasso era giunta a questa giornata finale dopo un lungo percorso. Insieme al capoluogo di regione c'erano Vibo Valentia, c'erano anche Ariano Irpino, Caltanissetta, Cesina e Pontremoli. E la collega Valentina Cerlante è stata eletta nuovo presidente del gruppo Ussi Molise al termine delle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi. Sono stati eletti nel consiglio direttivo dell'Unione Stampa Sportiva Mauro Carafa, Maurizio D'Ottavio, Giuseppe Formato, Vittorio Labanca e Isidoro La Farciola, la neopresidentessa. Prima donna a livello nazionale a guidare un gruppo Ussi, ha inteso ringraziare tutte le giornaliste e i giornalisti che hanno inteso conferirle il prestigioso incarico. Questa fiducia, unitamente al sostegno della squadra, dice, mi sprona in maniera forte a rappresentare le proposte della categoria sia a livello locale sia nazionale. Rivolgo un ringraziamento particolare a Mauro Carafa, da sempre faro della nostra associazione. Con lui e col gruppo dei neoeletti promuoveremo gli eventi che rappresentano il cuore dell'Ussi, ma anche ulteriori progetti che spazieranno nel mondo dello sport. Sono certa, conclude Ciarlante, che lo faremo tutti insieme, mantenendo saldo uno dei principi ispiratori di ogni giornalista, la solidarietà tra colleghi. E dal Parco Comunale di Termoli si è tenuta l'iniziativa Un albero per il futuro. Ci racconta tutto Andrea Bertolo. Si sono sporcati le mani di terra sotto il sole primaverile piantando futuri alberi nel Parco Comunale di Termoli. Sono gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Bernacchia, con loro i carabinieri del raggruppamento Biodiversità di Isernia in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale Un albero per il futuro e ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi e infondere i valori del rispetto dell'ambiente attraverso un percorso reale di consapevolezza ecologica. Ha preso parte all'iniziativa anche una delegazione dell'amministrazione comunale con a capo il sindaco Francesco Roberti, accompagnato dagli assessori e consiglieri comunali. Questa è una giornata che è stata rimandata più volte, perché normalmente la festa dell'albero è una festa che si fa a novembre. Abbiamo avuto questo invito dai carabinieri di Isernia per Un albero per il futuro crea un bosco diffuso già da tanti mesi, e sia per il contagio sia per motivi climatici abbiamo dovuto rimandarla più volte. Fortunatamente oggi è stata una data, diciamo, scelta molto bene, perché non solo è una splendida giornata di sole, ma viene anche dopo un lungo periodo di
chiusura della scuola e quindi i nostri alunni sono stati chiusi in casa a fare la DAD per molto tempo. Adesso sono tornati in classe, però comunque sempre diciamo molto oppressi da questo terribile virus, e invece oggi finalmente, stando all'aria aperta, sia pure tutti con le nostre mascherine, anche con i guanti, chi ha toccato gli strumenti comuni, siamo sicuri di non prendere contagi, ma nello stesso tempo i bambini possono socializzare. Abbiamo fatto dei lavori di manutenzione straordinari all'interno del parco, abbiamo dovuto abbattere alcuni alberi che erano in qualche maniera malati e che non garantivano la sicurezza, e stiamo provvedendo a ripiantare gli stessi alberi per garantire che l'ecosistema possa rimanere incontaminato e in condizioni di equilibrio. Una risposta anche alle polemiche che avevano caratterizzato il taglio di alberi in questa parte del parco? Sì, le polemiche ci stanno, perché a volte non si hanno le giuste conoscenze e competenze per poter dare giudizi. Noi stiamo molto attenti al verde, abbiamo una società che veramente lavora bene e c'è una sinergia tra tutti gli addetti alla protezione dell'ambiente, per cui questa è una giornata che dimostra come anche i ragazzi in qualche maniera acquisiranno le giuste conoscenze e il giusto grado necessario al rispetto e alla tutela degli alberi, dell'ambiente e del parco comunale di Verde. Ed in occasione della festa della mamma torna il tradizionale appuntamento con la vendita dell'azalea della ricerca. La manifestazione organizzata dall'AIRC, che quest'anno incassa la collaborazione dell'associazione Il Girasole di Pesco Lanciano. I volontari delle due organizzazioni in maniera congiunta allestiranno degli stand a Isernia, in Piazza della Repubblica, nell'area antistante la stazione ferroviaria, a Pesco Lanciano e a Carovilli. A Isernia la manifestazione si svolgerà domani, sabato 8 maggio dalle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. Versando un contributo di 15 euro si potrà acquistare una bellissima pianta e contribuire a finanziare lo studio oncologico. Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito dell'AIRC, airc.it. Torniamo a Termoli, perché ha più di 90 anni e continua a collezionare successi nel nuoto come nella vita. La storia del termolese Antonio Casolino approda su Rai 1 nella trasmissione Linea Blu. Sentite. 90 anni e non sentirli affatto. Antonio Casolino, termolese doc, ha fatto del nuoto la sua ragione di vita. Tanti successi collezionati nel corso della sua lunga carriera, imprese sportive che hanno incuriosito anche le televisioni nazionali. Sarà lui infatti il protagonista della puntata di Linea Blu su Rai 1, che andrà in onda sabato 8 maggio alle ore 14. Anche l'amministrazione comunale di Termoli ha voluto omaggiare Antonio, mettendo a sua disposizione un'intera troupe di videomaker composta da 3 ragazzi termolesi e una ragazza di origine romana. Saranno loro a realizzare uno speciale sul suo affascinante passato, ripercorrendo vari aspetti della vita del nuotatore, scavando a fondo nel suo privato per far conoscere il suo lavoro di carbonaio e di taglialegna. Un uomo che ha superato tante difficoltà, ma che non ha mai smesso di sognare e di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Insomma, una storia da conoscere e dalla quale prendere esempio. Allora non resta che porsi all'ascolto per imparare i segreti di un uomo sempre affascinato dalla vita e dalle sfide che ogni giorno ci pone. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 8 maggio: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, venti deboli, mare poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: campo basso minima 11, massima 17, Isernia minima 9, massima 23, Termoli minima 14, massima 19, Venafro minima 10, massima 20 gradi. È tutto per questa edizione. Linea alla regia. Ci vediamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Ci occuperemo di calcio di Serie D, ma anche di futsal e judo. A tra poco. Lo sport, il calcio di Serie D, parliamo del campo basso che domenica sarà di scena sul campo
della Recanatese. Non ci sarà Vittorio Esposito, che dovrebbe rientrare contro il Tolentino domenica l'altra, e allora senza il suo numero 10 Cudini pensa di far giocare Di Domenico Antonio alle spalle di due punte da trequartista, dietro Cogliati e Vitali. L'esperimento è stato effettuato nelle scorse ore, vedremo cosa deciderà l'allenatore. In campo domenica anche Vasto Girardi e Olimpia Agnonese. Contro la Recanatese non ci sarà Vittorio Esposito, che tornerà disponibile domenica l'altra quando i Lupi se la vedranno col Tolentino al Romagnoli. Senza il suo 10, mister Cudini ha provato soluzioni alternative. Di Domenico Antonio, sostituto naturale del Folletto di San Martino in Pensilis, a destra o a sinistra, insomma sulla fascia, perde gran parte della sua imprevedibilità. E allora perché non farlo giocare da mezza punta? L'esperimento è andato in scena nel quartier generale di Campo di Pietra. Di Domenico Antonio alle spalle di Cogliati e Vitali, che a quel punto si dividerebbero in due il fronte di attacco. Soluzione percorribile per sorprendere la Recanatese domani nella rifinitura. Il verdetto finale: gioca al Ditella il Vasto Girardi contro il Castelnuovo Vomano. Nelle ultime ore fanno rumore le bordate del presidente Di Lucente, che senza girarci intorno ha invitato quei giocatori che hanno mollato, che hanno la testa da un'altra parte, ha detto il patron, a cambiare aria subito. Sarà di scena a Pineto invece l'Olimpia Agnonese, che vuole lasciare l'ultima posizione in classifica. Il comico Gene Gnocchi, ospite ieri sera di Molise Sport. Allora ascoltate una parte del suo intervento. No, io volevo soltanto dire che, anche per, non per rispondere, ma però, che il calcio è stato veramente una passione, cioè, volevo condividere con voi, cioè, voi potete dire che io non faccio ridere, che sono un comico da strapazzo, ma non potete assolutamente dire che non so giocare a pallone, capito? Se uno dice che io non so giocare a pallone, mi incazzo come un bufalo. Questo non è la cosa. Quindi io sono contento che voi mi stimiate come artista, ma io voglio che voi diciate apertamente che sono un grande calciatore, se no io non abbandono la trasmissione. Gene, un'ultimissima cosa. Perché Gnoccao? Gnoccao perché era brasiliano, ero l'unico brasiliano, c'eravamo io e Morfeo quell'anno lì, lui Morfeo, dopo avermi visto in un allenamento, mi ha detto: guarda, sei meglio di me, mi ha detto, e quindi ti cedo. E io ho detto: guarda, veramente tu, Domenico, capisci di calcio, quindi... no, perché io adesso voi ridete, ma io ho fatto parecchi allenamenti col Parma, quindi cioè, dovevo veramente debuttare, prendevo uno stipendio, cioè prendevo il minimo di stipendio, ovviamente, perché quindi quando il Parma, se il Parma è fallito, è anche un po' perché io ho gravato sui conti del Parma, non è solo questo. E poi è una cosa che un po' mi è rimasta dentro. Quindi. Ma se non sbaglio ti ha allenato anche Gasperini, Gene? Sì, ho fatto perché per debuttare in Serie A quel tempo, a quelli che calcio, io ho fatto dei provini con parecchie società, sono andato all'Atalanta con Antuono, sono andato al Genoa con Thiago Motta, che giocava, con Gasperini allenatore, sono andato al Torino con Zaccheroni, quando c'era Zaccheroni, ho fatto parecchi provini e poi finalmente mi ha preso il Parma, cioè il Parma mi ha ingaggiato veramente, quindi io poi mi sono allenato col Parma, diciamo, seriamente, diciamo così, e quindi speravo di debuttare. Va bene, allora, oltre a grande artista, insomma, scrittore... No, adesso fai dire ai tuoi ospiti che sono un grande calciatore. Poi... Confermo quello che è stato detto, però, un grandissimo calciatore. Antonio, devi... Non posso che no. Aderire. Va bene. Grandissimo Gene Gnocchi, ora il calcio di eccellenza, il quadro completo delle sfide in programma. Nel weekend c'è un anticipo, quello tra il Venafro ed il Boiano, in programma ovviamente domani. Si giocano invece regolarmente domenica Aurora Alto Casertano Sesto Campano e Termoli Salleucio Volturnia riposa il Città di Isernia. Lasciamo il calcio, occupiamoci di futsal, giornata di playoff, quella di domani per il circolo
la nebbia Cus Molise ospite della Tombesi Ortona. Intanto mercoledì sera la Chaminade aveva chiuso la stagione con un ampio successo, parliamo ovviamente del campionato di Serie B. Ci racconta tutto Vincenzo Ciccone nel suo servizio. Prendono il via domani pomeriggio i playoff per il torneo di Serie A2 di Futsal, con in campo anche il CLN Cus Molise. Il rossoblù di Marco Sanginario saranno ospiti della Tombesi Ortona, con un solo risultato a disposizione, perché gli abruzzesi invece potranno contare sia sul successo ed anche sul pareggio, che consentirebbe loro il passaggio di turno anche dopo i tempi supplementari. In Abruzzo tra i cussini mancherà senz'altro il capitano Di Stefano perché squalificato, mentre per un posto tra i 12 ci sarà il ballottaggio tra De Betio, Gross, ancora alle prese con l'infortunio patito nei quarti di Coppa Italia contro Napoli, e Batiz Sosa. Intanto mercoledì c'è stato il recupero della gara che ha concluso la regular season del girone G di Serie B, con in campo Chaminade e Futsal Barletta allo Sturzo, per quello che era un confronto valevole per il 13° turno, l'ultimo del girone andata. Ad imporsi sono stati rossoblù con il punteggio di 10-7, con tripletta di Denisco e doppietta di Fiera Mosca, con un primo tempo chiuso già sul 5-2. Con questo risultato la Chaminade si è insediata all'11° posto a quota 12, scavalcando lo Sporting Venafro che ha chiuso 12° ad 11. Ora il judo, nono posto per la judoka molisana Maria Centracchio nell'appuntamento di Grand Slam di Kazan in Russia, ancora Ciccone, sentite. Si chiude con un nono posto l'esperienza a Grand Slam di Kazan in Russia per la judoka molisana Maria Centracchio. Per la portacolori delle Fiamme Oro, due combattimenti affrontati nell'ambito della Pool C. Nel primo, contro la spagnola Isabel Puce, l'azzurra si è imposta per il pon tecnico dopo 28 secondi di golden score. Dopo un richiamo all'Iberica per essere uscita dal tatami, la stessa avversaria è stata richiamata per passività. Quindi un falso attacco è costato il richiamo alla molisana nell'arco dei 4 minuti regolamentari, prima di arrivare al terzo richiamo per la spagnola e all'ippon tecnico per la Centracchio. Di fronte alla testa di serie numero 2 del tabellone, poi, l'olandese Sanne Vermeer, l'azzurra ha finito però con il doversi arrendere. Dopo un richiamo all'avversario per passività, è stata la Centracchio ad essere richiamata per falso attacco. Poi l'olandese, in due fasi di combattimento a terra, ha prima ottenuto il Vazari e poi l'ippon a 10 secondi dalla fine dei 4 minuti regolamentari del combattimento. Bene, è tutto, grazie, davvero grazie per averci scelto, arrivederci.